far venire gli aretini e far venire persone da fuori in questa bellissima cornice con tutti noi associazioni messe qui che vi possiamo dare le nostre prelibatezze è sempre più bello. Un'oasi di sapori e di eccellenze enogastronomiche all'edizione 2017 della Piazza del Gusto nella suggestiva Piazza Grande ad Arezzo. Questo è un evento che, come tutti gli eventi che noi proponiamo, lo scopo è quello di portare gente, di far muovere in qualche modo il più possibile la gente in centro e quindi tutte le attività, quindi tutta la rete commerciale. Noi sosteniamo queste iniziative perché sotto c'è un tessuto produttivo molto forte sul quale la banca investe molto e per il quale la banca crede che ci siano delle opportunità di sviluppo interessanti. Fino al 25 di aprile il meglio della tavola aretina e toscana, partendo dal prodotto principe, la carne chianina. Quest'anno la novità, l'angolo tartare, presentato al pubblico con un carpaccio di chianina lungo 4 metri. Noi quest'anno presentiamo un corner dove facciamo dei crudi in diretta, quindi faremo in questi 4 giorni delle varietà di tartare, carpacci, e allora abbiamo voluto fare questo, diciamo, come simbolo del nostro lavoro. Dal senza glutine alla birra agricola, l'imperativo è sempre la qualità. Sono birre agricole, portiamo quest'anno 3 birrifici agricoli perché è un prodotto tutto da filiera corta, quindi l'imprenditore direttamente produce il suo orzo, poi lo fa maltare, suo soltanto, perché per essere agricolo deve essere il proprio orzo maltato che ritorna poi all'azienda, lo trasforma in azienda, in birra, e poi la birra la facciamo degustare ovunque. È un qualcosa di nuovo nel concetto di multifunzionalità dell'impresa agricola. C'è un po' la falsa credenza che il senza glutine non è buono, mentre invece noi vogliamo dimostrare il contrario. Le ciance fritte le consigliamo con il prosciutto e con il salame. Sono fatte con amido di mais, farina di riso e un pochino di fecole di patate. Però sono consigliabili con le verdure, sono consigliabili senza niente. Si possono mangiare con tutto perché è un piatto anche della tradizione aretina. Una valorizzazione dunque a 360 gradi che non può prescindere dalla tutela del Made in Italy. Stiamo lavorando come Consiglio regionale per organizzare in tutta la Toscana dei corsi per i cuochi che lavorano nei ristoranti italiani e li porteremo a vedere l'allevamento, perché loro lavorano, dicono, la bistecca chianina, ma non hanno mai visto un animale in piedi pascolare, forse bisogna proprio partire da lì. Una bistecca in due? Sì, per forza. Un chilo e tre è abbastanza, direi. Allora, buon appetito. Grazie mille.